Io pensavo di essere pronto, ma mi sbagliavo terribilmente. Non ero pronto a vedere Capaldi andare via e mi mancherà quel vecchietto. Mi mancherà. Penso che questo speciale di Doctor Who sia stato il mio preferito in assoluto. Non dico che sia il migliore, dovessi stilare una classifica, non ho idea onestamente di chi mettere al primo posto, però sicuramente quello che mi ha emozionato di più, quello che mi è piaciuto di più nel complesso. Perché l'ho trovato molto maturo, diciamo che è rimasto in linea con quello che era il personaggio di 12 dall'inizio alla fine. Questo dodicesimo dottore, questa versione di Capaldi, inizialmente non mi era piaciuta più di tanto, ma nel corso delle puntate è rapidamente diventato il mio dottore preferito proprio per la complessità del personaggio che Capaldi ha saputo dare al suo dottore. Ora, io la serie l'ho seguita soltanto dal New Who, cioè dalla serie del 2005 in poi, non ho visto il Classic Who per dire così, dunque la mia conoscenza dei dottori prima di 9 è pressoché nulla. Cioè, ovviamente so chi sono, so attribuire un volto ad ogni dottore, ma a livello di personalità non ho idea di come siano perché appunto non ho mai visto nessuna puntata del Classic Who e non penso di avere molta intenzione di recuperarmene perché sono veramente tante. Perciò prendete le mie parole molto con le pinze quando dico che, secondo me, per come ho inteso io Doctor Who come serie e il personaggio del dottore nel corso degli anni, Capaldi è esattamente quello che avrei sempre voluto vedere dal personaggio del dottore. Per quanto io abbia adorato sia Eccleston che Tennant che Smith, c'è da dire che li ho sempre visti meno seri rispetto a Capaldi, o per meglio dire, Capaldi è sempre stato molto più serio rispetto a loro. E questa non è né una critica né un pregio, quanto più proprio un'osservazione. 12 mi è sempre piaciuto così tanto perché effettivamente sembrava dare una motivazione, una logica, sembrava attribuire del sentimento a ogni singola cosa che faceva. Cosa che nei dottori precedenti abbiamo sì visto, ma in maniera molto più localizzata, per così dire. Per il resto erano comunque dei personaggi sempre interessanti, ma molto più tranquilli, per dire così, che prendevano molto più alla leggera le cose, molto più scattanti, più scherzosi, così per dire. Il che non dico che fosse un errore, perché alla fine ci sta, non è che Doctor Who deve essere un dramma di quelli, un thriller psicologico, però appunto, guardando all'interno del personaggio del dottore, all'interno di un personaggio che ha vissuto così tante cose, che ha visto le guerre, la distruzione e tutto il marasma che ha passato nella sua lunghissima vita, c'è da dire che io me lo sarei aspettato molto più caratterizzato appunto come Capaldi lo ha dipinto. Ovvero questo personaggio sì divertente, sarcastico, ironico, tutto quanto, ma anche tormentato. E questo speciale di Natale è stato perfetto da questo punto di vista. È stato veramente la degna conclusione del personaggio di Capaldi. E si è distanziato parecchio anche dagli altri speciali, ma anche dalle altre puntate di Doctor Who in generale, perché qui è mancato il tema della minaccia che sta per distruggere il mondo e l'universo. E questa è una cosa che io ho apprezzato tantissimo. Nessuna invasione aliena o grande minaccia che sta per distruggere tutto quanto, ma soltanto i personaggi. Anzi, la minaccia che inizialmente sembrava esserci in questa puntata, alla fine in realtà si è dimostrata essere qualcos'altro, essere una cosa totalmente normale. Perché alla fine il grande nemico di questo speciale di Natale è l'unico grande nemico, ovvero la morte. E questo è un tema perfetto perché alla fine era questo che doveva rimandare lo speciale di Natale. Perché comunque, allora, noi questo speciale di Natale, come la stragrande maggioranza, non tutti, ma la stragrande maggioranza degli speciali di Natale, li colleghiamo al tema della reincarnazione. Ma eh sì, ciao, non reincarnazione, volevo dire rigenerazione. E il tema della rigenerazione, alla fine, è anche il tema della morte, è anche quello della rinascita, è un ciclo continuo. E l'aver incluso il primissimo dottore è stato veramente un tocco di classe, proprio un tocco di genio, perché alla fine ha riportato il dottore agli inizi, ha collegato il finale alla partenza, la morte alla rinascita, appunto andando a riprendere sempre questo concetto del ciclo continuo. È stato molto poetico per come l'ho vista io. Perché appunto 12 non voleva cambiare. È vero, non è il primo dottore a cui abbiamo visto questa cosa, alla fine era una cosa ricorrente di quasi tutti i dottori, nessun dottore vuole cambiare, però per Capaldi, per 12, questa cosa è inutile, cioè è impossibile non ammetterlo, era sentita molto di più. Perché tutto il tema della rigenerazione da Capaldi è stato sentito molto di più fin dall'inizio. Cioè, credo che 12 sia stato il primo dottore che effettivamente si sia domandato il perché di quel nuovo volto, mentre tutti gli altri tendevano molto di più a semplicemente accettarlo così. Ok, nuova rigenerazione, boom, vediamo cosa è capace di fare, vediamo qual è la mia nuova personalità, però l'accettavano subito, appunto, era come se indossassero un nuovo costume, mentre invece Capaldi si è fermato a dire: ok, ma
Perché questo costume? Da dove viene questo costume? Certo, alla fine era un po' una paraculata perché Capaldi effettivamente era già comparso come attore in un episodio di Doctor Who precedentemente, mi sembra quando ci fosse Tennant. Però comunque l'avere introdotto questa timeline, mettetela anche solo come una paraculata, è stata comunque sviluppata molto bene. A me è piaciuto un sacco questo dualismo del dottore, questo suo interrogarsi continuamente, questa sua oscurità interiore, cercare di capire le cose giuste, le cose sbagliate, e i monologhi, cazzo, cioè io li adoravo i monologhi di Capaldi, e per questo, probabilmente per questo che ho adorato così tanto ed è diventato il mio dottore preferito 12, per i monologhi. E dunque introdurre il primo dottore che anche lui appunto aveva paura del cambiamento e non voleva rigenerarsi, ma perché alla fine lui era giustificato, nel senso non sapeva bene cosa sarebbe successo. Sì, sapeva cos'è la rigenerazione perché comunque conosceva il fatto di essere un Time Lord, però effettivamente era impaurito, non sapeva cosa sarebbe andato incontro. Quindi questo parallelismo tra il vecchio e il nuovo mi è piaciuto un sacco, anche se devo dire che purtroppo l'ho sentita un po' sprecata la presenza del primo dottore. Nel senso che mi aspettavo che facesse qualcosa di più. Alla fine, per come l'ho interpretato io, è stato molto più un comic relief, più una spalla comica quasi che altro. Il che ci stava alla fine, nel senso, ho trovato molto divertente il punto di vista del primo dottore che appunto era costernato alla mentalità degli anni 60, il che da un punto di vista è una stronzata, ma dall'altro punto di vista devi un po' fare una sospensione dell'incredulità. Perché dico una stronzata? Perché voglio dire, lui tecnicamente è una persona che può viaggiare in ogni angolo del tempo e dello spazio. Dunque, che lui abbia una mentalità costernata degli anni 60 non ha alcun cazzo di senso. E dall'altro canto, appunto, però, questa cosa devi dire, beh, è abbastanza ovvio, però è un prodotto umano, è stato scritto negli anni 60, è ovvio che si veda così. E va bene, però non mi è sembrato di vedere così tante interazioni con il dottore, tranne forse verso la fine, dove appunto c'erano questi discorsi sul dover accettarsi, sull'andare avanti, sul lasciare indietro il passato, che erano cose molto belle. Per il resto, il primo dottore non è che avesse fatto così tanto. Veramente, ripeto, era soltanto una spalla comica dove uscivano tutte queste battute su lui che non sapeva, non capiva certi aspetti più moderni del dottore come la chitarra elettrica, gli occhiali da sole sonici, il cacciavite sonico, la cronologia. Quella è stata una battuta che effettivamente mi ha fatto ridere. Per fortuna poi sul finale si è ripreso, anche se, ripeto, secondo me sarebbe potuto essere usato molto meglio. Nel senso, mi è sembrato molto più pertinente il personaggio di Margetis, ovvero il capitano della Prima Guerra Mondiale. A parte che qui devo per forza fare un appunto solo per questo, perché già quando l'ho visto nel trailer mi aveva fatto venire i brividi, ma quando il capitano e il dottore discutono e il dottore gli dice: "Ah, sei un ufficiale della Prima Guerra Mondiale?" e lui risponde: "In che senso Prima Guerra Mondiale?" A me erano venuti i brividi in quella scena. Quando l'ho visto nel trailer, perché se ci pensate è una cosa devastante. Cioè, pensate voi essere un soldato che sta combattendo il più grande conflitto che l'intero pianeta abbia mai visto e sentirsi dire: "Ah sì, è soltanto la prima parte, non ti preoccupare, poi ne arriverà uno che sarà ancora peggio." Ecco, lì Capaldi ha liquidato il tutto con una battutina dicendo: "Ups, oh, spoilers." Però per come la vedo io, quella non era una scena in cui dovevi fare una battuta. Perché, almeno, non lo so, si vede che sono strano io, ma io l'ho vista veramente come una delle scene più serie di tutta quella puntata. Che quindi secondo me meritava una risposta appunto più seria, non una battutina, anche se effettivamente non ho idea di cosa avrebbe potuto rispondere di sensato. Forse è meglio che se la sia liquidata così, in effetti, ora che ci penso. Non lo so, ho emozioni miste da questo punto di vista. Però appunto il personaggio del capitano mi è piaciuto anche per il suo contesto, cioè questi due personaggi, questo soldato britannico e questo soldato tedesco che si ritrovano in questa trincea pronti ad ammazzarsi e in quel momento il tempo si ferma e appunto tu capisci che lui sta per morire, e l'ho trovato veramente molto figo, ci stava, non saprei dire null'altro, ci stava, mi è piaciuto come hanno reso tutto quanto. E mi è piaciuto anche che sia tornata Bill, non, mi chiedevo effettivamente come avrebbero introdotto Bill. Come l'avrebbero introdotto in una maniera sensata, senza dover appunto riesumarsi a qualche Deus ex machina strano che lei all'improvviso. E invece sono riusciti a inserirla in un modo molto sensato. Oddio, non mi ricordo più il nome esatto dell'istituzione, scusatemi, vabbè, comunque quella della memoria delle persone di vetro. L'ho trovata molto interessante, soprattutto per il fatto che, per quanto all'inizio sembrasse che appunto fossero loro gli antagonisti della puntata, che fossero loro i cattivi, alla fine scopri che in realtà sono, tra virgolette, i buoni.
E anche il concetto che Bill stessa dice appunto su come non tutti siano cattivi o buoni e tutto debba appunto sempre ritornare a questo concetto del bene contro il male, ma che certe cose semplicemente sono, l'ho trovato molto interessante perché appunto l'ho trovato molto in armonia con tutta la mentalità di 12 e tutta la sua storyline, cioè ci stava alla perfezione se ci pensate. E anche tutto il concetto in sé, della memoria, di questa associazione, che alla fine questa è un'associazione che si occupa di trovare le persone al momento della morte, prendere le loro memorie, tutto quanto, alla fine è un concetto di al di là. Un concetto molto simile che abbiamo già visto in qualche altra puntata, sì, ma comunque un concetto molto interessante, perché Bill appunto lo dice, alla fine noi, cioè noi come esseri umani, ma come qualsiasi essere vivente, siamo memoria. Sono i nostri pensieri che ci definiscono. Che differenza c'è tra noi e un cane? Soltanto il modo in cui pensiamo, i nostri pensieri, il modo in cui vediamo il mondo. E poi sì, tecnicamente anche tutta un'altra struttura biologica diversa, ma comunque avete capito il concetto. E questa cosa della memoria è stata bellissima anche perché ha permesso di riportare altri personaggi, senza appunto dover usare una qualche cosa stranissima, un qualche Deus Ex Machina stranissima, ma dandogli un senso. Per esempio, quando abbiamo visto Clara, allora, per quanto a me Clara non sia mai piaciuta più di tanto, mi stava abbastanza sul cazzo Clara, non fatevi una, a me proprio Clara non era piaciuta come companion, ma quando l'ho vista in quel momento, verso la fine, cioè effettivamente un po', cioè, un po' di feels, per dire così, li ho sentiti. Per quanto quella scena fosse fatta di merda, perché, cioè, intendo dal punto di vista tecnico, perché, cioè, si vedeva proprio che l'attrice di Clara non era lì in quel momento, che l'hanno fatta tipo in green screen aggiunta dopo, era palese questa cosa. Però comunque nel complesso era una scena interessante, una scena bella. Mi è piaciuto il fatto che alla fine il dottore avesse ripreso le memorie di Clara, perché è sembrato quasi come una giusta ricompensa, ecco, perché era giusto che lui avesse quei ricordi. E anche il fatto che lui alla fine li avesse presi in maniera positiva è stato significante. Mi sono piaciuti anche i rimandi alla fine all'universo classico di Doctor Who, nel senso abbiamo visto i Dalek, che tra l'altro appena hanno detto abbiamo visto quelle sottospecie di ragni strani mutanti che saltavano, che a me ricordavano Half-Life, ma questa è tutta un'altra storia. In effetti, cioè, ho capito che dovessero essere importanti, dicevo, ma che caspita sono? Poi quando il dottore ha detto che di solito, cioè che loro fossero senza guscio o una roba del genere, allora lì ho capito che effettivamente si trattava dei Dalek. E anche aver visto quel Dalek in particolare, cioè, dai ragazzi, è stato bello, è stato effettivamente bello come abbiano montato il tutto insieme, l'abbiano fatto, appunto, abbiano fatto incastrare tutti i pezzi alla perfezione. E parlando del finale, cioè alla fine, il tema di tutta questa puntata era quello dell'accettazione, appunto dell'accettare le cose per quello che sono, accettare quello che sta per venire nel futuro e cercare di lasciarsi il passato alle spalle. Alla fine questa puntata tratta del lutto. So che non potrebbe sembrare, ma io l'ho interpretata così. Si tratta proprio di accettare il passato e andare oltre. Questo episodio tratta della morte del dottore, anzi, delle morti dei dottori, perché si tratta di entrambi. E il fatto che abbiano ripreso il primo dottore per far comprendere questo aspetto al dodicesimo dottore è significante, secondo me, perché è come a dire che nessuna persona avrebbe potuto far comprendere quel concetto al dottore meglio del dottore stesso. Perché 12, nel vedere uno, nel vedere le sue paure, tutto, nel sapere quello che stava per affrontare, è come se avesse tratto coraggio da lui. Come se avesse detto, ok, guarda, lui non ha idea di quello che deve fare, però sembra che avrà il coraggio per fare quello che dovrà fare. Allora, se lui può farlo, senza sapere quello che succederà, senza sapere niente, se può dimostrare questo coraggio puro, allora cazzo posso farlo anch'io. E quindi il dottore accetta la perdita di se stesso, accetta la perdita di Clara, accetta la perdita anche di appunto Bill. Per questo dico che sia stato molto interessante vedere Bill ritornare in questa maniera, perché Bill ha accettato la sua morte. Bill, quando noi la vediamo in forma di memoria, è contenta, è felice, è tranquilla, semplicemente perché ha capito che
quella è la fine che facciamo tutti quanti. Anche il fatto che Nardol sia apparso alla fine, per quanto magari per qualcuno potrebbe sembrare come, ah sì, dai, facciamo ritornare questo personaggio giusto perché c'è stato per tutta la stagione, serve da comic relief, bla bla bla. No, è stato molto importante perché ci ha detto che alla fine Nardol è morto. Ora, noi non lo sappiamo se sia morto effettivamente in quella guerra che abbiamo visto sul pianeta, se questo voglia dire che lui non sia riuscito a salvarsi o meno, perché potrebbe essere morto nella guerra, così come potrebbe essere morto di vecchiaia alla fine. Noi questa cosa non la sappiamo, però sappiamo che lui è contento. Perché? Perché la morte va accettata, e quello che tutti noi abbiamo alla fine è il concetto di questa storia, il fatto che questa associazione dei ricordi che si preoccupa della morte delle persone sia positiva e non negativa, indica appunto che il nemico, che la morte non sia un nemico, non sia l'antagonista, ma sia semplicemente quello che attende tutti noi. Fine. Ora, trovo bellissimo, ma ho veramente adorato il fatto che abbiano scelto come momento storico la tregua di Natale del 1914, perché di nuovo si rifà molto al concetto di questa storia, ovvero l'accettazione della morte. So che potrebbe non sembrare, ma io l'ho vista così. La tregua di Natale del 1914 è molto particolare perché tu dici, ok, c'è questo messaggio positivo del fatto che queste due fazioni in guerra, queste due grandi nazioni in guerra, per quell'unico momento hanno messo ogni rancore da parte e si sono uniti in fratellanza, pur sapendo però che eventualmente si sarebbero dovuti uccidere. Perché questo, ragazzi, cioè, quelle persone hanno giocato a calcio, si sono abbracciati, hanno cantato, hanno bevuto insieme, pur sapendo però che appena finita quella cosa sarebbero tornati ad ammazzarsi. Però l'hanno accettato perché sanno che quello che devono fare, sanno che quello che tocca loro fare, perché la morte attende tutti quanti e non ha senso pensarci. Meglio godersi quello che sia sul momento. Non lo so, io l'ho trovato veramente un messaggio bellissimo. Magari l'ho sbagliato completamente, perché sono sicuro che ognuno di voi avrà inteso questa puntata in una maniera diversa, ma io l'ho vista così ed è per questo che mi è piaciuta da impazzire. Poi, arrivando ora al finale, la rigenerazione del dottore, ragazzi, boh, io ero in lacrime. Partendo dal fatto che mi è piaciuto il monologo finale, dove lui parlava a se stesso, ma anche al futuro se stesso, era stata una cosa bellissima perché appunto si è rifatto il concetto che Capaldi e il dodicesimo dottore era fissato con i monologhi, ma è stato veramente bellissimo perché era sì un discorso a se stesso, ma era un discorso riferito al mondo, rivolto a tutti noi, agli spettatori che guardavano. E questa è la cosa bella di Doctor Who. Per questo io Doctor Who l'ho sempre visto come uno show per famiglie, per quanto tratti a volte possa essere oscuro, dark, tratti di morte, di certe cose, però alla fine ti manda sempre, cerca sempre di mandarti dei messaggi positivi, del farti capire quella che è la vita. E ragazzi, quando ho visto quei fasci di luce che uscivano da Capaldi, io lì veramente, è in quel momento che ho pensato, cazzo, questa è davvero l'ultima volta che probabilmente vedrò Capaldi e vedrò il dodicesimo dottore. E in quel momento mi sono veramente messo a piangere perché ho detto, cazzo, perché lo adoravo io Capaldi, niente da dire. Ho detto questo, ho avuto questa improvvisa realizzazione, scusate, ho detto, questa è l'ultima volta che lo vedo. Però sono davvero contento che sia andato via in questo modo, che abbia accettato la sua morte. È stata una cosa che ho trovato veramente, veramente bellissima. Perché comunque rispetto alle altre generazioni, forse solo Eccleston mi aveva accontentato appieno, perché Tennant era sembrato un po' troppo veloce per come tutto si era svolto, Smith era invece sembrato un po' troppo tirato per le lunghe, Capaldi è stato perfetto per come l'ho vista io. Questo speciale di Natale è stato perfetto, questa rigenerazione è stata perfetta per tutto quello, per tutto il percorso psicologico e lo sviluppo del personaggio che abbiamo visto nel dodicesimo dottore. E pochi cazzi, ragazzi, a me il tredicesimo dottore ha fatto impazzire. L'abbiamo vista per 30 secondi e io già da lì l'ho adorata. Anche solo il fatto che per la prima volta abbiamo visto, cioè non so se avete fatto caso, ma noi abbiamo visto soltanto gli occhi all'inizio del tredicesimo dottore. Abbiamo visto la faccia del tredicesimo dottore soltanto quando anche il tredicesimo dottore ha visto a sua volta la sua faccia. Questa credo sia la prima volta che è successo, perché di solito eravamo noi a vedere prima il dottore nuovo e poi il dottore nuovo vedeva se stesso. Qui è come se appunto avessimo visto il tutto attraverso gli occhi del dottore. Quella semplice frase che lei ha detto, dove Jodie Whittaker ha detto una cosa tipo, non so, mi sembra che abbia detto semplicemente, oh, brillante, ma il modo in cui l'ha detto, il modo in cui ha spalancato gli occhi, ha sorriso, cioè a me istantaneamente ha fatto una simpatia assurda, ho detto, mio Dio, non vedo l'ora di vedere cosa ci regalerà questo tredicesimo dottore.
E niente ragazzi, ho blatterato veramente a lungo senza un filo logico, era veramente soltanto un commento generico questo, volevo soltanto dirvi la mia su questo speciale di Natale che mi è piaciuto tantissimo. Per quel che riguarda il tredicesimo dottore, io sono stato contentissimo fin dall'inizio che fosse donna, per quanto tutti se ne sono lamentati, era una cosa palese perché ragazzi, tutta la storyline di Missy, del maestro che cambiava sesso, altro non serviva che introdurre questo concetto del fatto che un Time Lord potesse tranquillamente essere anche una donna, e io non vedo l'ora perché comunque ragazzi, mortacci, abbiamo visto 12, anzi 13 contando anche il War Doctor, rigenerazioni maschili. Voglio vedere cose nuove, sono contento di vedere questo nuovo aspetto del personaggio del dottore in vesti femminili. Un'altra cosa, credo fosse anche molto significativo il fatto che quando il dottore si è rigenerato gli sia caduto l'anello, che penso fosse la fede nuziale, non lo so, penso fosse la fede di River Song, che appunto gli è scivolato questo anello perché giustamente le sue mani femminili sono più piccole di quelle di Capaldi, e l'ho trovata molto significativa come cosa. Ci sono un sacco di cose che ho trovato significative, è stato perfetto questo episodio, mi ha soddisfatto appieno e davvero non vedo l'ora di vedere la prossima stagione. E niente ragazzi, io ovviamente vi invito a dirmi la vostra, voglio sapere come avete recepito questo speciale di Natale, se vi sia piaciuto, se no, soprattutto il perché vi è piaciuto oppure perché non vi è piaciuto, non mi dite soltanto abbia fatto schifo. Cerchiamo di aprire la solita bella discussione e sono contento di aver portato un po' di Doctor Who sul canale perché era davvero un sacco di tempo che volevo farlo e questo mi è sembrato il momento migliore. Inoltre, come al solito, vi ricordo la collaborazione con Pampling, dunque se volete procurarvi le magliette che mi vedete indossare nei miei video, tipo questa, che sono molto a tema anni 80, sai, viaggi nel tempo, cazzi e mazzi, vabbè, non ho una maglietta di Dottor Who, mannaggia, devo procurarmi magliette di Dottor Who. Comunque trovate il link in descrizione, vi ricordo che usando il codice CALELOTTO avrete uno sconto del 15% e spedizione gratuita per il mese di dicembre. Inoltre vi lascio sempre in descrizione anche alcuni link ad Amazon su cose interessanti che ho trovato, su dei prodotti interessanti a tema Doctor Who, tipo cofanetti, cacciaviti sonici, TARDIS in miniatura, sapete, tutte quelle stronzate che io adoro comprare, di cui mi piace riempirmi la casa. Ma per ora da me è tutto, io come al solito vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto e noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti ragazzi!